Il nostro tour in Abruzzo comincia con una sosta per ricaricare la Tesla di Franco. Poco dopo, nella ridente Ortona, capiamo subito che sarà un bel weekend, anche se parcheggeremo al cimitero e l'agenzia delle pompe funebri ci fa l'occhiolino. Siamo per Ortona, da Ortona, vai, vai, vai. Ci sono anch'io, aspetta, mi riprendo. Ah, che bello. Dai, fate le facce intelligenti, via. Rifornimento d'acqua alla fontanella, una foto dall'alto alla strada che percorreremo fra poco e alla stessa strada dal basso. La ciclabile verde parte dal faro, di fronte alla stazione di Ortona. E vai, siamo sulla ciclabile dei Trabocchi. Passeggiando in bicicletta, tanto a te. Pedalare senza fretta la domenica mattina. Fra i capelli una goccia di brina, ma che faccia rossa da bambina. Fai un fumetto respirando mentre mi sto Una innamorando. rarità, un campo di camomilla in riva al mare. A pochi metri da Cala Le Morge, una foratura rallenta l'andatura, ma non ci impedisce di godere poi il panorama dall'alto e il paesaggio di un gruppo di cavallerizzi. Mangiamo un panino, c'è un baretto proprio qui vicino, mentre il naso ti stai È piacevole soffiando. attraversare il centro storico di Vasto per andare al ristorante. Io mi sto. I lampioni irradiano una luce calda, anche se il clima, a dir la verità, è fresco. Buona parte del centro si snoda intorno al castello caldoresco, edificato nel 1439 dal marchese Giacomo Caldora. Vedo un bimbo e noi, passeggiando in Al ristorante non può mancare bicicletta. una cena col famoso brodetto, servito in un coccio che solo a sfiorarlo può Pedalare produrre senza ustioni di terzo grado. fretta, sentendoti La meta del giorno dopo è Lanciano, attraverso un saliscendi di strade collinari. vicino. Il futuro è nato stamattina, prima freno, poi discendo. Attraverseremo Pollutri. Sto abbracciando. Un paese che ha partecipato alla gara delle luminarie, che purtroppo non abbiamo potuto vedere perché alla sera eravamo sempre in città. La discesa verso Casalbordino ci riserva dei bei panorami e sullo sfondo sempre il Gran Sasso imbiancato. Ed il pensiero oltre quel giardino, vedo una casa e poi vedo un bimbo e noi, passeggiando in bicicletta. A Torino di Sangro solo una donna si ricorderà del nostro passaggio per una incomprensione a proposito della chiusura di una trattoria. Nuvole nere si addensano sulle rose e per la pioggia ci siamo dovuti riparare sotto a un È cavalcavia. facile andare in bicicletta col sole, con le belle giornate e con la pioggia, così, così, provate cosa provano i profughi. Anche le lumache hanno cercato lo stesso rifugio. Terminata la pioggia con qualche incertezza sul percorso, riprendiamo la marcia. La pavimentazione del corso di Lanciano è veramente particolare e noi la possiamo ammirare dall'alto del palazzo nobiliare dove alloggiamo. Questo è il palazzo, questo è l'ingresso. Altri bei palazzi con ingressi importanti stanno ad indicare una inaspettata opulenza.
Una gustosa discesa di 12 km ci riporta sulla ciclabile dei Trabocchi, che percorreremo in parte per risalire poi verso Chieti, non prima di aver sistemato una catena. Chieti, un'altra sorpresa, una città ricca di palazzi storici, un bel centro. Peccato aver trovato chiusa la villa comunale, sede del museo, e non aver potuto vedere il guerriero di Capestrano. Abbiamo alloggiato al grande albergo, arredato con mobilio più vecchio di noi. L'odore del tempo era incluso nel prezzo. La grande piazza di San Giusto, con il Palazzo di Giustizia e l'omonima cattedrale, è imponente e libera da ogni forma di commercio, a parte una tavola calda dalla quale possiamo controllare le biciclette prima di andare a visitare la cripta e l'interno della cattedrale. Una lunga, piacevole discesa ci riporta sul lungomare di Ortona. Chiacchiere fra amici, racconti di trabocchi, trabocchini, e ce ne ritorniamo a casa. Come dicono nelle favole, felici e contenti.